Siamo qui con il dottore Silvano Fracella, direttore del pronto soccorso del Fazzi, per parlare dei, chiamiamoli punti caldi, cambiamo senza dire sempre criticità, anche se sono criticità, no? Ma più che altro per capire dal suo punto di vista quali potrebbero essere le ricette, che mi sembra opportuno dire ricetta nel caso della sanità, no? Per risolvere. Lei l'ha detto tante volte, l'ha spiegato tante volte quali sono gli aspetti, diciamo, su cui andare ad incidere. Ma le chiedo, se la diagnosi c'è e la cura è nota, perché non si trova la terapia a questo problema dei pronto soccorso troppo ingolfati, no? Allora, diciamo subito che la diagnosi è questa. Il sovraffollamento dei pronto soccorso è legato prevalentemente a due ordini di fattori. Il primo è un uso improprio per patologie a bassa criticità, e il secondo aspetto dell'intasamento e quindi dei tempi lunghi d'attesa dei pazienti è legato alla indisponibilità di posti letto per i ricoveri urgenti del pronto soccorso. La problematica non può essere vista solo dal punto di vista, diciamo, organizzativo in senso prettamente clinico, ma va vista anche in un'ottica politica. Quindi partiamo da questo. Nel agosto 2012 la legge della Spending Review emana un decreto ministeriale in cui si dice qual è la disponibilità di posti letto per ricoveri acuti di ogni regione. C'è uno standard definito dal Ministero. Cosa dice questo standard? Le regioni si devono organizzare e devono realizzare un numero di posti letto che è 3,7 posti letto per 1000 abitanti. Quindi viene definito uno standard uguale per tutte le regioni. Di questi 3,7 posti letto, 3 per 1000 intendo sempre, sono da adibire ai ricoveri acuti. 0,7 o 7 devono essere adibiti a ricoveri di lungo degenza e di riabilitazione, quindi diciamo ricoveri post acuzie. Le regioni si devono adeguare, è uno standard nazionale. Quindi in alcune regioni, soprattutto interessate al piano di rientro, si è creata la necessità di adeguarsi a queste disposizioni ministeriali, come la Regione Puglia. E quindi aspetti, dottore, la Regione Puglia è al di sotto di questi standard. Infatti, voglio dire, adesso anche per la post-acuzie principalmente. Sì, il piano, diciamo, della salute prevede che entro dicembre 2014 le regioni dovevano adeguarsi a quella legge del 2012. E questo ha creato un po' di problematiche. Perché? Perché vuoi per il piano di rientro, vuoi perché bisognava, insomma, accelerare i tempi, intanto sono stati disattivati un numero di ospedali che ha questo espediente, che non si ha comportato da un lato forse il rientro di alcune spese, dall'altro però ha lasciato gli ospedali e quindi i relativi pronto soccorso rimasti aperti, voglio dire, in una situazione di criticità, perché tutti i pazienti che prima erano bacino di utenza di quell'ospedale che è stato disattivato, oggi, se hanno un problema, si rivolgono agli ospedali. Lei dice che la responsabilità è la politica, per questo, nonostante si conosca quella che deve essere la terapia, non si riesce ad arrivare ad un punto. Questo è il senso? Non dico la politica nel senso, cioè la politica ha funzioni di, diciamo, controllo e coordinamento. Se questa è la disposizione, quello che secondo me è mancato è stato questo: nel momento in cui noi dobbiamo adeguarci a quel numero di posti letto per acuti, e quindi in Puglia eravamo forse in eccesso e dovevamo disattivare, contestualmente però quello 0,7 posti letto per lungo degenza, in realtà in Puglia siamo allo 0,4 ancora, quindi in però, realtà dottore, sul territorio... Aspetti, le do un elemento di riflessione. Sono stati tagliati i posti letto in Puglia perché, appunto, sulla carta noi risultavamo essere troppo obesi, sì, in termini di offerta, no? Negli, sì, ospedali, però facendo ovviamente il confronto con altre regioni, però in realtà se noi andiamo a guardare regioni del nord,
loro hanno più posti letto perché? Perché per noi il calcolo era onnicomprensivo, sì. No? Cioè c'era dentro, come ha giustamente fatto rilevare lei, sia gli acuti che quelli che insomma ormai non hanno più bisogno di una vera e propria degenza in una struttura ospedaliera, ma dovrebbero andare nelle residenze. Questa è la criticità. Quindi cioè, diciamo che siamo stati penalizzati. Come mai nessuno ha fatto notare questo, che non è un dettaglio? Non è un dettaglio all'epoca. Il problema è questo. Allora, dal punto di vista teorico, questo progetto di modificare l'offerta sanitaria dall'ospedale al territorio, no? Noi parliamo di deospedalizzazione e di territorio, che forse in teoria può essere anche corretto. Il problema è che non è stata realizzata questa progettazione contestualmente, cioè la medicina del territorio. Io credo che comporterà anni e anni per poterla creare, a parte che c'è un fatto culturale del cittadino, ma ci vorranno anni. E dal piano di rientro ne sono già passati 5, ecco, se non vado errato. E questo però nel 2005, la situazione di criticità 5. Del pronto soccorso in parte, anzi, in buona parte è legata a questo, perché come ha detto lei, la Regione Veneto, che ha 4 milioni di abitanti quanto la Regione Puglia, è vero che riesce a starci dentro in quello standard di posti letto per acuti, però è anche vero che la Regione Veneto, ma come la Regione Lombardia, come la Regione Emilia Romagna, dispone di un numero di residenze, di posti di ricovero alternativi molto più elevato di quello che, di cui dispone la Regione Puglia. E se noi pensiamo che la patologia si sta modificando, perché è un fatto noto, l'età media aumenta, le patologie croniche aumentano, ma le patologie croniche poi si scompensano, si riacutizzano. Basti pensare che i dati del Ministero dicono che il 36,6%, quindi stiamo dicendo uno su tre, di cittadini soffrono di malattie croniche. Pensiamo al diabete, all'ipertensione, alle malattie cardiovascolari, alle patologie polmonari, all'insufficienza respiratoria. Queste patologie si riacutizzano. Allora, se è vero che aumenta l'età media della popolazione, aumentano anche le riacutizzazioni delle malattie croniche. In che quello cosa che si sta trovato, registrando in questi giorni, no? Che porta le file delle ambulanze. Perfetto. Il sistema si è trovato un po' spiazzato, quindi noi non abbiamo adeguato l'offerta sanitaria in senso di posti letto, sia per acuti sia per lungo degenze, rispetto a quello che fa bisogno. E allora in pratica cosa succede? Ora, avendo disattivato un ospedale di un paese, di una città, non è che noi abbiamo eliminato la patologia. Il cittadino di quel paese, se ha un problema, perché la malattia non va né in vacanza né uno la programma, ancor meno l'urgenza, non si programma, ti capita tra capo e collo un evento acuto. E cosa fa? Che si chiama urgenza. Cosa fa il cittadino in questi casi? Beh, se non ha l'ospedale perché è stato disattivato nel proprio paese, in qualche modo o chiama l'ambulanza del 118 o si mette in macchina. Quindi gli ospedali rimasti aperti con i relativi pronto soccorso oggi sono chiamati a dare una risposta ad un bisogno di salute di un bacino molto più ampio. È chiaro che quando le diciamo, risorse scarseggiano rispetto ai carichi di lavoro, questo comporta delle difficoltà. Senta, dottore Fracella, mi dica, ma questa situazione, come abbiamo detto in apertura della nostra chiacchierata, ormai la sappiamo tutti a memoria, anche i non addetti ai lavori. E torno a chiederle, in questa situazione, nella situazione data, dal suo punto di vista, quali potrebbero essere dei correttivi, tenuto conto della situazione, di quello che avete, delle possibilità che sì. avete? Allora, adesso c'è un'emergenza nell'emergenza. Cioè parliamo dell'emergenza influenza che sta portando in ospedale un numero elevato di pazienti, ripeto, anziani che si scompensano, insufficienze respiratorie. Ora, un'organizzazione di un ospedale, di una ASL, deve prevedere anche alcune criticità. Io faccio un esempio banale. Abbiamo fatto un figurone noi come Salento a livello nazionale perché siamo riusciti ad affrontare l'emergenza traghetto in fiamme e dopo 24 ore l'emergenza arrivo profughi a Gallipoli su una nave, 700 profughi. Abbiamo spiegato perché abbiamo fatto immediatamente un piano di emergenza, anzi era già preparato, prefettura, protezione civile, 118, spiegamento di forze dell'aeronautica, della marina militare. Abbiamo fatto un bel lavoro, ma se io rifletto posso dire che l'emergenza di tipo clinico, sanitario, in questi due casi è stata minima, perché in realtà i pazienti che bisognavano veramente di ospedale, io ne ho ricevuti 12.
voglio dire, scusate se dico questa cosa, ma sono un solletico 12 pazienti in più al giorno per noi. E questo. Invece l'emergenza che noi viviamo ogni giorno nel nostro soccorso, sto parlando di pazienti che una volta studiati hanno bisogno di essere ricoverati, ma che non essendoci posti li teniamo in barella 24-36 ore. Questo occupa anche le barelle che certe volte, voglio dire, non si riesce ad utilizzarle per prendere in carico i pazienti che arrivano con 118, e quindi c'è un rallentamento, si parla di file delle ambulanze. Allora, un ospedale deve avere un piano di emergenza che deve scattare nell'arco di mezz'ora per far fronte a questo, diciamo, a questa richiesta di ricovero che va al di sopra di quella che è la routinarietà. Come stiamo cercando di affrontarla? Facendo... Scusi che torno un attimo indietro, cioè lei in buona sostanza dice, sì. Si attiva giustamente, sì, lo dico, mobilitano per quell'evento, che ma per questa emergenza esigenza clinica ne aveva ben poca. Un'esigenza clinica di pazienti a cui mi sto riferendo che è quotidiana, ma che rimane chiusa nelle mura dell'ospedale. Forse una nave con 700 profughi dà più visibilità, no? Sì, mi dispiace dirlo, questo è così. Allora, lei sta dicendo che la salute dei cittadini pesa sulla base di quello che è il ritorno di immagine per le varie istituzioni coinvolte? Io sto dicendo che quando io faccio presente, sono settimane e settimane, mesi, anzi qualche anno direi, faccio presente queste difficoltà del pronto soccorso legate alla insufficiente disponibilità di posti letto in ambiente geriatrico, internistico, pneumologico, e sono anni che lo diciamo, poi ci meravigliamo quando scoppia il caso, le ambulanze non possono sbarellare, il paziente denuncia due giorni su una barella in pronto soccorso. Lei crede che chi gestisce la sanità dal punto di vista amministrativo e politico queste cose non le sappia o che io non le abbia fatte presenti? La realtà sono le risposte che non ci sono. Quindi nel nostro piccolo cosa stiamo facendo? Si possono dare le risposte? Le risposte è quello che sto dicendo, un piano di emergenza che può essere limitato a 20-30 giorni della vera emergenza, ecco tipo l'influenza, deve scattare automaticamente, cioè l'ospedale deve avere un numero di posti letto per i ricoveri ordinari che possono essere al bisogno nell'arco di mezza giornata, anzi di un'ora, riconvertiti in posti letto di emergenza, cioè si devono bloccare i ricoveri programmati quando c'è bisogno di ricoveri urgenti. Un reparto qualunque che normalmente svolge un'attività, diciamo, di programmazione, no, ordinaria, la lista d'attesa, i ricoveri per gli interventi, se c'è bisogno deve immediatamente essere ogni riconvertito. Ogni anno è stato fatto, dottore, perché quest'anno non è stato fatto il blocco di ricoveri? L'anno scorso, ricordo, sì, è stato fatto, è una misura che viene adottata... Sì, perché ecco, io capisco che bloccare completamente i ricoveri di un reparto, se vogliamo, va a discapito anche di altri cittadini che magari sono in attesa 8 mesi per essere operati alle tonsille, faccio un esempio, no? Ecco, questo è vero, per cui bloccare completamente forse, però a noi basterebbe riconvertire un numero di circa 20 posti letto di ambiente medico, internistico, pneumologico da tenere, diciamo, in emergenza sempre disponibili, perché poi è chiaro che l'intasamento di pazienti che sostano in barella in pronto soccorso per impossibilità di essere ricoverati, beh, comporta un carico di lavoro per il personale, no? È come dire, cioè non è che un paziente viene abbandonato in barella, un paziente che sosta da noi in attesa di ricovero nel frattempo riceve le cure e l'assistenza necessaria, ma questo significa un carico di lavoro per i medici e per gli infermieri che aumenta. Quindi noi possiamo mantenere, perché ce lo impone il governo, il numero di posti letto totali di un ospedale, quello, no? Lo standard è quello. Però all'interno dell'ospedale, pur rispettando quel numero, si può con una certa flessibilità spostare per un periodo che può essere un mese, 2 mesi, 20 giorni, una quota di posti letto, no? Dei vari reparti che hanno, diciamo, un'intensità di cure o una intensità di assistenza un po' più tranquilla, usiamo questo termine, e diciamo riconvertire quei posti letto per un periodo limitato in posti per acuti. Questo che sta descrivendo è quella famosa extralocazione. Sì, perfetto. Allora, che sarebbe il ricovero dei pazienti, sì, all'interno di reparti che non, sì, sarebbero quelli di naturale destinazione sulla base, sì, della patologia, sì, no? È quello che stiamo facendo, anche se lo stiamo facendo con difficoltà, però devo dire anche che finalmente proprio
il direttore generale, il nostro direttore medico di presidio, il dottore Frassanito, sensibilizzato da questo problema, consideriamo che il direttore generale si è insediato da pochi giorni, hanno preso a cuore la faccenda e proprio ieri è stata emanata una disposizione in cui si dice che ognuno di questi reparti, diciamo, a bassa intensità di cure, e in maniera precisa significa l'otorino, l'oculistica, la chirurgia plastica e la dermo, devono lasciare, destinare 4 posti letto ognuno di questi reparti per i ricoveri urgenti di pronto soccorso, in più gli 8 posti letto della dermatologia. Quindi in realtà, se facciamo la somma, noi recuperiamo 20 posti letto di medicina, chiamiamoli così, che in realtà sono previsti dal piano di riordino della regione ospedaliero. In realtà il Vito Fazzi è sotto di 20 posti letto di medicina, li stiamo recuperando. Questa soluzione ha permesso di fare nell'anno 2014, dal 1 gennaio al 31 dicembre, 1526 ricoveri in extra locazione. Come ha detto lei, pazienti che devono essere gestiti dalla medicina o dalla pneumologia, ma che vengono momentaneamente ospitati, per quanto riguarda l'assistenza infermieristica, sono a carico di questi reparti. Questi 1520 ricoveri in realtà sono il numero medio di ricoveri di un reparto anno, di un reparto con 20 posti letto. Quindi io dico che noi abbiamo lavorato con un reparto fantasma di 20 posti letto, ma questo ci ha permesso, ma non è sufficiente questa soluzione. Qual è l'altro aspetto? Perché è difficoltosa fra le altre, no? Cioè anche i reparti che devono ricevere devono affrontare questi, devono affrontare patologie per i quali non sono attrezzati. Questa locazione non è certo la soluzione, diciamo è una misura tampone. In attesa di che cosa? Quando io vado ad analizzare... Il miracolo? No, non è vero il miracolo. Quando vado ad analizzare chi sono questi pazienti che necessitavano di ricovero e non c'era posto e quindi li abbiamo estallocati, poi analizzando le patologie, noi possiamo anche dire che una buona parte di questi pazienti sono intanto anziani, ma che in realtà non, certe volte forse non necessitano neanche di un ricovero proprio per acuti, ma di un ricovero in strutture alternative, perché si tratta di gestire per esempio con un po' di ossigeno un po' di insufficienza respiratoria, si tratta di reidratarli perché per esempio con la febbre alta gli anziani vanno facilmente, allora se devono fare 3-4 flebo e a casa non c'è la possibilità, ma ricoverarli per alcune flebo, per una reidratante potrebbe essere, diciamo, incongruo, allora la possibilità di creare strutture. Ecco perché la Regione Puglia ha un numero carente di posti letto in strutture semiresidenziali, in strutture, si chiamano unità di degenza territoriale, in strutture di lungo degenza. Quindi la sanità, che deve pianificare questo problema, deve, oltre a chiudere alcuni ospedali, deve realizzare immediatamente sul territorio le strutture di ricovero per ricevere e gestire al meglio questi pazienti. E questo era stato previsto a ottobre dello scorso anno, l'assessore Pentassuglia è venuto qui a Lecce e ha presentato il completamento del piano di rientro, dove erano previsti circa 120 posti da destinare per l'appunto alle situazioni che lei ha indicato. Questo piano, poi lo sappiamo tutti, è stato congelato intanto, per questioni, tensioni politiche anche vertice all'interno del centrodestra, del centrosinistra, e ora che cosa accade? Cioè, nel senso, noi abbiamo un'amministrazione regionale che è prossima ad una scadenza elettorale, appare difficile, no? Che in questo lasso di tempo si faccia quel che non si è fatto in 5 anni. Cioè, qui non stiamo discutendo sulla virtuosità di questo progetto, stiamo discutendo sui tempi di realizzazione. Perché è facile smontare qualcosa, è molto semplice, e ricostruire qualcosa di alternativo che richiede del tempo. Io credo che parliamo di anni qui, perché guardi, la medicina del territorio non è un vuoto, è un contenitore ma che va riempito. Parliamo di case della salute, parliamo di distretti, e poi in questo discorso, e qui apro la seconda criticità del sovraffollamento del pronto soccorso, deve necessariamente essere coinvolta la medicina di base, chiaro?
E l'ospedale si deve interfacciare col dottore, territorio? Dottore, mi permetto di introdurre un'altra cosa alla quale mi piacerebbe assieme, quella che è la medicina di base, i pediatri, no? Della medicina di base, che sono sicuramente la prima frontiera dell'assistenza medica. Proprio in chiusura di questa nostra chiacchierata, ci dice anche, e secondo il mio punto di vista entra in questo discorso, c'è anche la ex guardia medica, oggi certo, medici di continuità assistenziale, sì. La sua mimica è eloquente. Io condivido pienamente, perché è quello che penso. Noi abbiamo creato un servizio di guardia medica che è nato per sostituire i medici di famiglia, il medico di medicina generale, negli orari, no? Festivi, prefestivi, orari notturni. Poi a distanza di tanti anni in Puglia siamo partiti col 118. Ora ci sono molti aspetti per cui questi due servizi si integrano, ma in realtà si sovrappongono creando uno spreco. Cioè, secondo me va rivista completamente la riorganizzazione della guardia medica e va rivisto anche, secondo me, il compito del medico di famiglia e soprattutto gli orari di apertura degli ambulatori, perché guardi, io ho fatto un'indagine sui pazienti che sono venuti in pronto soccorso codificati come codici verdi e bianchi, cioè patologie che non necessitano di accesso in pronto soccorso. Mi piace puntualizzare e precisare questo: il pronto soccorso è una struttura che ha una mission, ha dei compiti che sono quelli di gestire l'urgenza emergenza. Per emergenza l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce una situazione di pericolo immediato di vita. Per urgenza si definisce una situazione di pericolo di perdita di un organo o della sua funzione. Tutto ciò che va al di là di questi due aspetti non dovrebbe essere compito del pronto soccorso. Ma perché siamo arrivati a questo negli anni, a questi accessi impropri di questi codici verdi e bianchi, che rappresentano quasi il 70% del totale degli accessi? Perché evidentemente il cittadino, a parte qualche furbetto che vuole saltare le file o le prenotazioni, ma in Italia, voglio chiede, dire, ma in realtà il cittadino, e queste sono, ripeto, anche dichiarazioni che sono nate da queste interviste che noi abbiamo fatto nelle sale d'attesa del nostro consultorio, il cittadino, per una serie di motivi, dice che al pronto soccorso, anche se aspetta, trova una gestione completa, perché se c'è da fare degli esami del sangue, se c'è da fare una radiografia, un'ecografia, la fa, tutto sommato, anche se aspetta alcune ore, la fa, e perché il medico curante, anche se il cittadino è andato prima da lui per alcuni problemi, è stato lo stesso medico curante a dire per questo devi andare al pronto soccorso, e perché forse, noi la chiamiamo sindrome di Ulisse, no? Noi medici di emergenza, che cos'è? È quel cittadino che viene in pronto anche soccorso. Anche se soffri, alla fine torni a casa. Sì. Bene. No, è il contrario, non è se soffri, il contrario. Noi la chiamiamo, quando un paziente viene da noi e non ha niente di importante, è, adesso come battuta, ma il concetto è fondamentale, diciamo, che cosa c'ha questo? C'è la sindrome di Ulisse, cioè significa che quello è un paziente che per un disturbo banale sa già che se si rivolge al medico curante, poi il medico curante gli chiederà un esame tipo un'ecografia, deve andare a prenotare, gli danno un tempo d'attesa X, poi torna, magari c'è calcolina alla colecisti e il medico dice adesso ti deve vedere il chirurgo, gli rifà la visita del chirurgo, va a prenotare, allora vuol dire giro non arrivo mai alla meta o ci arrivo dopo anni. E quindi la sindrome, allora, di Ulisse. Al pronto soccorso trova tutto e subito. Dottore, io la ringrazio moltissimo, ci ha illuminati e con la sindrome di Ulisse mi pare perfetto chiudere la nostra chiacchierata. Grazie. Grazie, buona giornata.